ospite degli studi di Cronaca 4, Raffaella Paita. L'avevamo lasciata un mese e mezzo fa, due mesi fa, la prima intervista a Cronaca 4 come capogruppo del PD, adesso assessore alle infrastrutture. È già entrata nel ruolo, da quanto sembra, dai comunicati che arrivano e dalla visibilità che ha anche sui media. Quali sono state le prime questioni che ha affrontato? Ma in realtà sono ancora in una fase nella quale sto cercando di capire bene il contesto nel quale sono, non è una materia semplice, anche se io fino ad oggi ho avuto esperienze, diciamo, in materie più prettamente economiche, questa là è, però è chiaramente anche una materia che ha una componente tecnica molto forte, e poi ragionare su un arco territoriale così ampio è chiaro che richiede una competenza, una conoscenza delle questioni che assolutamente, diciamo, ad oggi non è ancora nella mia padronanza, però siccome, diciamo, studiare non mi fa fatica, mi sono messa di buona lena ad approfondire le questioni e piano piano sto cominciando ad entrare dentro almeno agli aspetti principali, anche perché la partita che gioca il nostro contesto territoriale e regionale, ma anche quello spezzino sul tema delle infrastrutture, è davvero una partita molto importante. Ci sono opere significative che sono in stadio avanzato o di progettazione o addirittura di cantierabilità, quindi i prossimi anni saranno anni davvero molto rilevanti. È chiaro che col quadro di ristrettezze economiche e anche di precarietà politica che stiamo vivendo, mi riferisco in particolar modo al governo che in queste ore, diciamo, dimostra di avere, come dire, una scarsissima chance di continuare la propria vita, è chiaro che il quadro diventa, diciamo, molto complesso. Comunque la materia è davvero molto interessante e credo possa essere utile questa posizione per il territorio spezzino, che deve cercare di rafforzare la propria rete infrastrutturale e anche evitando l'isolamento che per troppi anni ha regnato su questo territorio. Signor Assessore, allora entriamo subito nel vivo. Lei è reduce da una fresca visita sopralluogo nelle zone colpite dall'ultima alluvione, dal maltempo, la nostra provincia, quindi Val di Vara e Val di Magra. Lì com'è la situazione infrastrutturale in questo momento? E poi un suo giudizio su queste cose, perché qui ogni volta che piove forte tutto si allaga, i fiumi esondano, frane eccetera. È sicuramente un problema climatico, però forse c'è anche dell'altro. In realtà io ho fatto un sopralluogo non completamente dedicato al tema delle alluvioni, a questo invece dedicherò la prossima settimana. Mi sono concentrata su Sesta Godano e su Varese, dove ci sono alcune questioni infrastrutturali aperte da tempo, in particolare su Sesta Godano la realizzazione del secondo lotto della strada, e per quanto riguarda Varese il tema, diciamo, della strada statale. E noi abbiamo però giustamente anche da approfondire il tema della tenuta del territorio. Credo che un territorio come il nostro, che ha bisogno di un forte presidio umano, di, come dire, contenimento di tutti i fattori che sono legati a frane, a dissesti idrogeologici, meriti una particolare attenzione. È evidente come, diciamo così, in tutto il contesto italiano questa fase di difficoltà, appunto, di tenuta del territorio si sia alimentata anche per la scarsa attenzione che c'è nei confronti delle politiche di prevenzione e delle politiche geologiche. Ora noi abbiamo il dovere di concentrare maggiori risorse su questi temi e cercare però anche di fare un lavoro, come dicevo, di prevenzione, che significa presidiare fortemente il territorio, continuare a coltivare, ad avere, diciamo così, una forte presenza affinché questi fenomeni si riducano. Le risorse che da livello nazionale vengono trasferite sul tema della protezione civile sono davvero pochissime e questo tempo di crisi le ha ulteriormente ridotte, per cui riuscire ad intervenire in situazioni davvero drammatiche come quelle che ha vissuto il territorio genovese, ma anche lo spezzino nelle scorse ore, è qualcosa di difficilissimo, ed è anche difficilissimo spiegarlo alle persone, perché quando in una realtà avviene un fenomeno come quello di una frana, quindi si blocca una strada oppure addirittura ci sono conseguenze più gravi dal punto di vista degli edifici, poi
le nostre capacità di intervenire sul tema e anche di dare soluzioni transitorie a coloro che sono stati colpiti da questi fenomeni sono scarsissime. Per cui la richiesta deve essere fatta al governo come una piena assunzione di responsabilità nel momento in cui un territorio dimostra la sua fragilità di sistema, ma ha anche delle particolari condizioni come quello ligure, non ci può essere disattenzione e tutti i territori devono essere messi nella stessa condizione. Non si può, come dire, privilegiare un territorio rispetto a un altro per ragioni politiche oppure per ragioni, come dire, di consenso. Qui è chiaro che la Liguria ha bisogno di un monitoraggio consistente e persistente, per cui il nostro appello deve essere fatto al governo affinché sul tema, diciamo così, della riduzione delle risorse non vada proprio a minare il punto della tenuta territoriale. Se parliamo di infrastrutture relative alla nostra città, viene subito in mente la variante Aurelia, che comunque ha una serie di ricadute anche su altre grandi opere, insomma, un grande sistema. A che punto siamo su questo? Ma noi siamo la realtà dal punto di vista delle strade ANAS più avanzata nel contesto regionale, quella che ha fatto più cose in questi anni, frutto di una programmazione intelligente che io, diciamo così, naturalmente voglio riconoscere agli enti che hanno governato questo territorio. Siamo molto avanti sia sul tema, diciamo, dello svincolo dell'IP, sia sul tema dello svincolo del Felettino, propedeutico a tutta la strategia di rendere baricentrico il nostro territorio nel contesto provinciale, e quindi, diciamo così, siamo in uno stadio molto avanzato. Dopo queste fasi c'è naturalmente la fase del terzo lotto e del quarto lotto che devono essere messe a sistema. Io credo che per quanto riguarda il tema della variante davvero ci siano prospettive molto interessanti sul contesto territoriale. C'è ancora da approfondire il tema degli stagnoni, abbiamo aperta la questione per esempio delle rampe da costruire nella zona delle Pianazze. Però davvero siamo molto avanti, abbiamo un interlocutore ANAS, in particolare l'ingegnere Roncallo, che davvero hanno fatto di tutto perché il nostro territorio fosse messo nelle condizioni migliori dal punto di vista infrastrutturale per le strade che riguardano le loro competenze. E invece per la città ci saranno novità prossimamente? Perché comunque, insomma, anche Spezia, diciamo, qualche cosina magari ha bisogno anche per risistemare i flussi di traffico, anche in relazione alle grandi opere come lo Waterfront, per esempio. Dunque io colgo questa occasione per dire una cosa che penso sia, diciamo, particolarmente interessante per la città. L'infrastruttura della quale noi parleremo di più nei prossimi anni dal punto di vista, diciamo così, dello scorrimento del traffico urbano è il sottopasso di Via d'Italia. Credo che su questo ci sia l'esigenza di arrivare in tempi rapidi ad una progettazione assolutamente coerente con tutte le questioni del Waterfront, sono d'accordo, diciamo così, ovviamente su questa impostazione, e magari anche coerente con gli sviluppi che sono, diciamo così, in via di realizzazione, per esempio il tema dei parcheggi proprio, diciamo, in quell'area. Sono convinta che dal punto di vista, diciamo, della progettazione il prossimo anno potrebbe essere per esempio l'anno utile per cercare di renderla il più possibile definitiva e arrivare, diciamo così, ad avere un progetto pronto, a questo punto davvero cantierabile, per i prossimi sviluppi che riguardano il Waterfront, e averlo, diciamo così, con la piena sintonia e convergenza di visioni tra le istituzioni che sono coinvolte, quindi ovviamente Comune, Autorità Portuale e, perché no, anche un contributo attivo da parte della Regione. Bene, questa è una notizia. Restiamo un attimo sul Waterfront, che si esula un po' dal suo incarico, però un giudizio politico. C'è in questi giorni, saprà benissimo, la querela tra Fiasella da una parte e Federici Forcieri dall'altra. Lei da che parte sta? Ma io sono dalla parte sempre e comunque del fare e non del chiacchierare. E per fare intendo la piena assunzione di responsabilità in decisioni che devono essere certamente discusse, lo sono state molto. Io sono arrivata in Consiglio Comunale nel 1997. E nel 1997 abbiamo approvato l'ipotesi del piano d'area che riguardava il Waterfront. Quindi io all'epoca avevo 22 anni, considerando che oggi ne ho 36, sono circa 14 gli anni nei quali abbiamo discusso
e la discussione non era, diciamo così, una discussione che arrivava dal 1997, ma aveva addirittura dei precedenti, per cui tutto si può dire tranne che la città non abbia discusso. Poi voglio anche dire che è giusto sostenere che il progetto del Waterfront deve essere un progetto il più possibile coerente con la storia, con l'identità, con la cultura della nostra città, che non deve snaturare dal punto di vista urbanistico le caratteristiche del territorio spezzino, che non sarebbe capito un Waterfront che lo snaturasse. Devo anche dire che le intenzioni degli enti locali, comune, autorità portuale, non sono affatto di snaturamento della prospettiva urbanistica della nostra città. Credo che siamo di fronte ad un buon progetto, quello Lavador, che va, come ha detto il sindaco, diciamo giustamente, articolato, ma reso coerente al progetto originario, per cui è chiaro che bisogna stare, diciamo così, in assoluta coerenza con quel progetto, e bisogna anche cercare di fare del nostro meglio perché non ci sia, diciamo così, un ampliamento eccessivo dal punto di vista, per esempio, delle costruzioni, delle realizzazioni. Quindi noi abbiamo, diciamo, un equilibrio, come dire, molto preciso da mantenere. Credo che il comune e l'autorità portuale stiano lavorando per il mantenimento di questo equilibrio. Non è il tempo delle liti su questi temi. I cittadini spezzini aspettano da troppo tempo questa opera. Credo che sia il momento di fare squadra tra enti locali. Io mi auguro che anche la provincia voglia, diciamo così, avere un atteggiamento coerente su questo. Naturalmente se lo aspettano tutti.